Salve a tutti, sono il professor Samani Francesco. In questo canale si affrontano tematiche relative all'istruzione ed in particolare oggi si affronterà un argomento relativo alla fisica, in particolare agli urti e alla relativa conservazione della quantità di moto. Allora, per iniziare bisogna definire generalmente la quantità di moto viene espressa con Q ed è uno scalare pari al prodotto scalare tra la massa di un corpo per la relativa velocità. Attuando l'analisi dimensionale sappiamo che la massa del corpo è espressa in chili e la velocità in metri al secondo. Quindi, nel sistema internazionale di misure, la quantità di moto si misura in chilogrammi metro al secondo. Adesso, voglio subito fare un esercizio per spiegare, per vedere come, può essere utile la considerazione della conservazione della quantità di moto per risolvere esercizi di vario tipo, in particolare gli esercizi sugli urti. Allora, si consideri una palla, mettiamo i dati, di massa 1 kg. Ovviamente se ci sono degli urti potremmo chiamare M come MP, massa della palla, o M1 o MPA, come volete voi. Urto un birillo avente massa di 0,20 kg, quindi massa birillo 0,20 kg. Come vedete, queste grandezze sono già riferite al sistema internazionale di misure. E il birillo balza in avanti a una velocità di 2 metri al secondo, quindi la velocità finale del birillo è 2,0 metri al secondo. A volte vedrete scritto come 2,0, questo significa che implicitamente la traccia sta chiedendo una approssimazione che vada almeno alla prima cifra decimale se si usa come unità di misura metro al secondo, quindi lo 0, la prima cifra decimale, ok? 0, puntini puntini. Se la palla dopo l'urto avanza a una velocità di 1 m/s, quindi la velocità finale della palla è 1,0 metri al secondo, non ci dice niente per ora sulla velocità iniziale. Qual era la sua velocità iniziale? E ovviamente, se non ci dice niente sulla velocità iniziale della birillo, la velocità v con 0, io la chiamo la velocità iniziale, la velocità iniziale del birillo sarà 0 metri al secondo, la velocità 0 della palla è quella proprio che ci chiede. Allora, possiamo fare un'analisi grafica per capire che cosa sta accadendo. Allora, nell'istante iniziale abbiamo questa palla che si muove con una velocità v di 2 metri al secondo verso destra. Possiamo mettere anche un sistema di riferimento x rivolto verso destra e qui c'è il nostro birillo che in questo caso sta fermo. Non ci sono attriti, non parla di attriti. Nel tempo 1, nel tempo 2, che cosa accade? Che dopo l'urto il birillo si muoverà di, abbiamo detto, palla 1 metro al secondo, birillo di 2 metri al secondo, quindi il birillo si muoverà di 2 metri al secondo, ovviamente sempre verso destra, e la palla continuerà a muoversi sempre verso destra, ma questa volta con una velocità di 1 metro al secondo. Allora, il sistema formato da palla e birillo è da considerarsi un sistema isolato. Sistema isolato. E se il sistema è isolato, ovviamente si può applicare la conservazione della quantità di moto. Quindi io assumo arbitrariamente come verso positivo del moto quello che va da sinistra verso destra e ho schematizzato i dati in questa maniera qui. Allora, per la conservazione della quantità di moto, Q iniziale deve essere pari a Q finale, la quantità di moto iniziale deve essere pari alla quantità di moto iniziale. Bene, quindi MP
ossia la massa della palla per la velocità della palla iniziale più la massa del berillo per la velocità del berillo iniziale, quindi questa sarà la quantità di moto iniziale, m per v, ovviamente dei due oggetti. Anche se un oggetto è fermo, lo scriviamo, poi ovviamente il birillo ha velocità nulla e quindi questa quantità si elide, si elimina. E sarà uguale alla massa della palla per la velocità della palla finale più la massa del birillo per la velocità finale del birillo. Allora, sappiamo che questo dato non lo conosciamo, questo dato, la massa della palla la conosciamo, la velocità finale della palla la conosciamo, la velocità finale del birillo la conosciamo, essenzialmente ci serve trovare la velocità iniziale della palla. Allora, per formula inversa, V0P sarà uguale a linea di frazione MP VFP più MB VFB tutto fratto MP. Andiamo a sostituire i dati. La massa della palla è 1 kg. Per la velocità finale sarà 1 m/s, più la massa del birillo è 0,20 kg per 2 m/s, tutto fratto la massa della palla che è 1 kg. Chili e chili si semplifica. Rimangono metri al secondo, svolgendo i calcoli verrà 1,40 metri al secondo. Questa è la velocità finale della palla, velocità finale della palla, che era appunto, non della pala, ma della palla, chiedo scusa, che era appunto il dato richiesto all'inizio. Ok, io con questo vi ringrazio, se vi è piaciuto il video mettetemi un pollice in su, condividete il canale, iscrivetevi, attivate la campanellina, ci saranno tanti nuovi video relativi alla fisica, alla matematica, al concorso docenti, alla preparazione del TFA sostegno, all'ingegneria meccanica, meccatronica e robotica. Lo so che sono tanti argomenti e per inserire tutti questi argomenti, essenzialmente dovete darmi del tempo e datemi anche motivazione, mettendo, ripeto, lasciando commenti e aiutandomi a diffondere questo canale. Io ovviamente sto dedicando il mio tempo, la mia professionalità, le mie conoscenze, le mie abilità per voi e se voi ci tenete a queste cose, insomma, potete aiutarmi, quindi siete decisivi sul fatto che io possa continuare o meno a fare questo, non lo chiamo lavoro, però questo investimento sicuramente un investimento perché ovviamente non voglio dire che ci perdo del tempo, però utilizzo del tempo per fare questi video. Questo era un appunto, l'altro appunto, ma già per chi mi segue lo sa, i video sono trasmessi in diretta. E ho comprato adesso un piccolo microfono per migliorare la qualità audio. Ovviamente mi devo arrangiare con i mezzi informatici e tecnologici che ho, perché ovviamente non mi posso permettere di fare troppe spese, non essendo questo diciamo, il mio lavoro e non traendo profitto da questi video. Non credo che nessuno di voi abbia mai visto una pubblicità nei miei video. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.